cosa davvero incredibile. Proprio davanti al castello visconteo atterrò una navicella spaziale. Gli agenti della polizia locale arrivarono immediatamente per controllare, ma la navicella sembrava vuota. Il sindaco emanò un avviso: a tutti i cittadini fagnanesi, un oggetto volante non identificato ha parcheggiato davanti al nostro castello. Per la sicurezza di tutti, vi chiediamo di rimanere nelle vostre case e di sbarrare porte, finestre e comignoli. Tutti obbedirono. Tutti tranne i bambini, che in 4 e 48 sgattaiolarono fuori dalle camerette, giù per cortili e giardini, con i cappotti sui pigiamini. Il castello, bello e imponente, sembrava un po' scocciato. Quella navicella parcheggiata fuori dai parcheggi era proprio impertinente. I bambini si avvicinarono con la bocca spalancata. A qualcuno usciva anche la bauscia, da quanto erano stupiti. «Che bella! È vera verissima!» disse uno. Proprio in quel momento la porticina blu si spalancò e ne uscì una ventata di fumo verde che puzzicchiava di broccoli bolliti. Un grande marziano, con gli occhi qui, qui e qui, gridò: «Cos'è?» Tutti risposero in coro: «Fagnano! E voi da dove venite, signor marziano?» Ma quello non rispose, perché una casa non l'aveva. Si avvicinò a un bambino coi capelli ricciolini. «Cosa sei?» «Un bambino! Mi chiamo Giacomino, e tu?» Ma quello non rispose, perché un nome non l'aveva. Si avvicinò ad una bambina con un cappottino di peluche rosa e brillantini. «Cos'è questo?» «Il mio cappotto, me l'ha regalato la nonna. Ti piace?» Ma quello non rispose, perché un cappotto o un paio di mutande o di calzini non li aveva mai avuti. Si avvicinò a un ragazzino sulla sedia a rotelle e chiese: «Cos'è?» «La mia sedia a rotelle. Ho una malattia che non mi fa camminare, ma la mia mamma e il mio papà mi hanno regalato questa sedia speciale rossa fiammante, così posso andare dove voglio.» «Cos'è mamma e papà?» gridò il marziano. «La famiglia, due signori che ci proteggono, ci vogliono bene e ci fanno tante coccole», disse uno che la sapeva lunga e aveva un pigiama coi bottoncini. Ma quello non disse niente, perché non sapeva cosa fossero le malattie e neppure che razza di cosa fossero le mamme e i papà. Poi vide una bimba un po' nascosta da un grosso orsacchiotto. «Cos'è?» «Il mio Teddy, il mio gioco preferito.» Ma quello non disse niente, perché un gioco, tantomeno preferito, non ce l'aveva. In bicicletta arrivò un ragazzino ritardatario. Con il suo cellulare fece una foto al marziano e subito disse: «Buonasera, signor marziano, sono Federico. Lei viene da Marte, Plutone, Urano o Alfa Centauri? O forse da un asteroide? La Via Lattea è davvero così lunga come dicono? Ed è vero che da voi non c'è atmosfera? È un buco nero. È davvero nero o è di un altro colore?» «Cosa dici?» gridò il marziano. «Scusi, non si arrabbi. È che sono curioso e ho il diritto di sapere. Certe cose a scuola o sui libri ancora non si trovano.» Ma quello non rispose. Di cosa parlava quell'essere? «È un diritto, è un nome, è un giocattolo, è una malattia. Cosa erano?
cos'era una casa e cos'era una famiglia? E un cappotto? Aveva davvero voglia di saperlo. O forse no. Era frastornato. Tutti quegli esserini con la bocca per parlare e i piedi per camminare e un cervello più potente del suo computer per pensare lo avevano proprio confuso. Decise di risalire sulla sua navicella e in un baleno, fium, se ne andò. Al suo computer però chiese subito: un diritto, dimmi cos'è! Ma il computer non rispose. E chissà se la risposta l'ha trovata da sé.